È andata? È andata, siamo in onda, non in diretta. Grazie a Salvatore per aver fatto il ciacco umano, oggi ha rubato il compito a Ruggero, che però si rifarà la prossima settimana. Non so se chiuderò occhio stanotte. Esatto. Salvatore, grazie per averci ospitato anche quest'oggi, anche perché non diciamo niente, va bene così. Va bene così. Continuiamo così. Qualcuno avrà capito cosa vogliamo dire in questo momento. Perché? Cosa è successo? Sabato il Foggia ha espugnato il Granillo. Sei contento? Contentissimo, non c'è nulla da dire. Bisogna continuare su questa strada. Ecco, tu sei contento, ma mai sarai contento quanto Peppino Baldassarre. Sì. Perché adesso vi spiego. Non voglio, di solito parto con Ruggero, oggi Ruggero gli dico aspetta proprio un minuto, perché per capire bene cosa è successo bisogna partire dalla fine. La fine sì, è la gara Juve Stadia Melfi per quanto riguarda la zona playoff. Per il momento più bello della giornata di sabato, a coronare diciamo la vittoria del Foggia, è arrivato il gol del Martina a Lecce. E in quel momento, Peppino, raccontaci cosa hai pensato e cosa è successo. Ma guarda, io preferisco dire, sono partito alla fine e il gesto di stizza che ho avuto poi ieri sera quando sono tornato a Foggia e accendendo il computer, sapevo già che la Juve Stabia aveva vinto, ma non sapevo che il Melfi aveva sbagliato il rigore solo 0-0. E quindi la fine è questo gesto di stizza, perché di solito sono incontentabile. Quello che è successo a Parigi sabato è che durante la partita abbiamo dovuto comprare il computer dell'albergo pagando la tariffa dei 40 minuti e quindi dall'ottavo di ogni tempo in poi, e già lì ogni tanto non veniva gente nel business center a vedere che cosa stava succedendo, perché due urla ci sono state, insomma. E non in Parigi, in francese, in Foggia. Poi no, si sono informati, allora sui loro computer porta, io ho il telefono che dice pronto chi parla, però vedo che tanta gente sul telefono c'è il computer oggi. E allora sono andati a vedere, sì, terza divisione italiana, Regina Foggia, poi sono andati su Foggia Sport 24, sono tornati questi del personale con la mia foto sul loro telefonino che stava estrapolata da lì. Vabbè, comunque finisce la partita, vado in camera, accendo il televideo perché solo Rai 1 si prende all'estero, e il televideo funzionava, e vedo il parziale Barletta 1 Sanitana 0. Vado a fare i lavori congressuali, torno avendo 10 minuti a disposizione per cambiarmi e scendere per andare a cena, dove fra l'altro sono capitato con un collega di Martina a tavola, quindi figuriamoci, e vedo che torno per vedere se la Sanità aveva pareggiato o vinto, e vedo 1-0. Beh, insomma, siamo a 6 punti. Poi non mi fa sti scherzi, dov'è? Avevo già un velo di lacrime davanti agli occhi per la gioia, quindi sai quando tu vedi, non metti bene a fuoco, ma in bianco c'era quello 0-1, perché mi sono buttato sul letto, ho perso, non mi reggevo sulle gambe, e poi dovevo andare via, non riuscivo a abbottonarmi la camicia, è stato qualcosa. Però poi, ecco, meno male che abbiamo fatto un brutto secondo tempo, così almeno non ci fondiamo la testa, così almeno ricominciamo a lavorare, così almeno affrontiamo il Barletta come si deve e non come lo vogliono affrontare loro, che hanno già stramontato sta partita. Tranquilli, cerchiamo di vincere, cerchiamo di andare avanti. Non posso dire meno male che la Juve abbia vinto e quindi si è riportato in direzione, quello mi dispiace, perché il Merti poteva fare la stessa cosa che ha fatto a Foggia a Salerno, cioè non perdere. Però adesso sì, stiamo per la prima volta nei playoff, ma il camminato è lungo. Ti fermo, perché dobbiamo riprendere il normale percorso della nostra trasmissione, però voglio far notare, Sara, che saluto, se puoi inquadrare Peppino come è vestito questa mattina, è un vestito da playoff, cravatta, giacca, impeccabile, il Foggia se l'è meritato. Vado da Ruggero. Ruggero, riassunto della puntata precedente, il Foggia a Reggio Calabria contro la Regina vince, seppur soffrendo, contro un avversario in difficoltà. Tredicesimo risultato utile consecutivo. Vittoria del Foggia a Reggio Calabria in quella che De Zerbi aveva definito la partita più importante della stagione, in quanto diciamo partita di passaggio tra
la serie di partite difficili è una serie di partite contro squadre sulla carta più abbordabili. Foggia che ha giocato bene, in particolare nel primo tempo, e ha trovato il vantaggio con Sarno, e ha sbagliato più volte il gol del 2-0, specialmente non Iemmelo diverse volte, poi anche non Cavallaro, in realtà è stato sfortunato con un colpo di testa terminato di poco al lato. Se dobbiamo dire qualcosa sul Foggia, io forse sono mi dispiace che non sia riuscito a chiudere nel primo tempo. Perché? Perché la regina era completamente alle corde, non riusciva a superare la metà campo. Al primo passaggio sbagliato si prendeva i fischi di tutto lo stadio, quindi era proprio l'occasione per, se Foggia avesse chiuso sul 2-0, sul 3-0 il primo tempo, non c'era nulla da, non sarebbe stato un furto, ecco. Invece poi io un po' lo temevo, la regina nel secondo tempo è entrata in campo più determinata, ci sarà stata una sfuriata dell'allenatore negli spogliatoi. Certo che il Foggia si è anche un po' seduto. Diciamo una cosa, la regina in realtà non è proprio squadra da ultimo posto come individualità, no. Sta pagando la situazione societaria, forse problemi economici, cioè oltre ai 4 punti di penalizzazione potrebbe prenderne altri, chissà se pagano gli stipendi, non lo sappiamo, quindi è vittima di questa situazione. Però ecco, io il 20 minuti, la quindicina di minuti della regina me la potevo aspettare nel secondo tempo. Qualora magari non doveva succedere, il Foggia si sedesse. Fatto stare, comunque il Foggia è riuscito a reggere il colpo. La regina ha sfallito Rommasini, mi sembra, il gol, della possibile parità. Sì, diciamo che c'è stato un istante di terrore. E il Foggia poi ha trovato il 2-0 non dall'occhio, con un tiro da fuori deviato. È la seconda volta che dall'occhio è... diciamo fortunato in queste conclusioni dalla distanza, però bisogna dire che se uno... Però sempre sullo stretto, è vero. E Reggio, sempre a fil di palo. D'altra parte, se uno non tira in porta non potrà segnare, quindi dall'occhio fa bene a provarci. E poi, diciamo, nella partita dopo il 2-0 si è un po' calmata, la regina ha avuto delle opportunità sulle munizioni, però il risultato, come ha detto De Zerbi, è giusto per quello che si è visto nel primo tempo. E ci è andata bene, però, che la regina non abbia approfittato di quei 15-20 minuti. E ancora entusiasmo dei tifosi al ritorno della squadra a Foggia, sì, perché sì, all'una e mezza di notte c'erano 200-300 persone ad aspettare la squadra. Come aveva pronosticato De Zerbi in conferenza stampa, aveva detto: vorrei riempire un'altra volta il piazzale della Zaccheria. È successo, e anche all'una e mezza di notte. Complimenti a loro. Torno da Peppino, perché siamo partiti dalla fine, adesso torniamo indietro, partiamo dalla gara. Ci sono state cose buone, buonissime, cose un po' meno, che però ci possono stare nell'arco di un campionato, e si può anche soffrire a Reggio. Credo che la grande squadra, faccio l'esempio giusto per chi ne conta più di tutti gli scudetti, la Juve che ce ne ha 29, calcolo della PGC. Esatto. 29. Sono 30 per la PGC. Loro dicono 32, no? No. Meno 2, 3. No, è perché. Ah, già, perché la terza stella, sì, sono 30, sì, ha ragione. È la terza stella che la Juve poi non ha voluto mettere, mi pare. Sì, è vero, quando ha vinto ufficialmente. Esatto. Siccome non la vedevo la stella, ne contavo 29, certo. 30 scudetti. Qualche volta ha vinto pure 1-0 con una squadra in zona di recessione in casa sua, perché era la giornata storta, però le grandi squadre nella giornata storta. Ora non voglio dire che il Foggia è la giornata storta a Reggio Calabria. La premessa è questa: se il Foggia avesse vinto a Reggio Calabria la prima di campionato, o la seconda, la terza di campionato, noi ci saremmo tutti meravigliati. Vincendo adesso, non dico che ho grasso, c'ero voto in galla, però accogliamo questa vittoria come un fatto, non dico normale, come accogliamo poi alla fine una vittoria normale in casa, certo, contro, certo, una squadra magari che sta sotto di noi in classifica. Però non dobbiamo dimenticare che era un campo difficile, non dobbiamo dimenticare che una squadra che è ultima 6-7 partite le vince durante l'anno, non dobbiamo dimenticare l'ennesima differenza tra De Zerbi e Padalini. Il Foggia, questo gruppo che ha portato il Foggia a guadagnare 2 serie quasi e mezza, questo grande gruppo, questo zoccolo duro, a Grottaglia ha perso 4-2, a Gavorrano ha perso 1-0. Con De Zerbi evidentemente si va con un'altra mentalità a giocare contro l'ultima in classifica, e si vince, perché il primo tempo è stato buono, solo che a un certo punto hanno cominciato a pensare che fosse tutto facile, e quindi Iemmelo tirava in porta senza tanta convinzione, arrivavano nell'area avversaria frequentemente, si passavano il pallone ma non si tirava in porta, non si segnava.
fino al secondo tempo, dove già ha detto benissimo Ruggeri, la regina poi ha preso un po' di coraggio, voleva riaprire la partita, meno male che Dall'Occo ha fatto il 2-0 e Foggia ha controllato il tutto, ma sull'1-2 forse si sarebbero riaperti i giochi. Per fortuna questo non è successo, per fortuna il Foggia continua a tenere la miglior differenza, la miglior difesa del campionato, e non solo per differenza reti ma anche per classifica avulsa, è quarto rispetto al Lecce. Quindi adesso bisogna cercare di vincere col Barletta prima di quella interruzione, che sarà un altro punto interrogativo per tutte le squadre. La sindrome del panettone può colpire chiunque, anche a maggior ragione sono a rischio le squadre forti dopo il panettone. Però siccome ci dobbiamo arrivare, siamo ancora all'avvento, che deriva da ad evento, cioè la preparazione alla nascita di Gesù, e quindi anticipo gli auguri, perché almeno sono sicuro adesso di poter rifare dopo una vittoria. La prossima non sappiamo, ma speriamo veramente di vincere col Barletta, perché se noi parliamo della data di nascita di un defunto come Giulio Cesare, Bonaparte, eccetera, diciamo l'anniversario della nascita di Tizio e di Caio, non possiamo dire il 25 dicembre l'anniversario della nascita di Gesù, ma il compleanno, perché Gesù è ancora vivo, in quanto è asceso al cielo da vivo. E quindi, non per fare una battuta, non è persona che può morire, perché dopo 3 giorni risolve tutto, e quindi è giusto festeggiare il compleanno di Gesù, e quindi avvento, perché dobbiamo a questo ad eventum, questo grande evento. Per noi, anche per noi è un avvento, perché ci prepariamo ad un evento che speriamo arrivi, insomma. E quell'evento dista ancora 6 punti, quindi c'è tanto da fare, perché poi sì, siamo felici e contenti di stare nei playoff, i playoff sono un fermo all'8. Il Foggia, sic stantibus rebus, affronterebbe il Pavia partita secca, quindi tra le zanzare e le risate. Vedere quali sono i possibili incroci. Sì, ma sono i possibili incroci oggi. Spieghiamo, sono che al momento, ad oggi. Al momento, allora, diciamo subito che le squadre sono 8, e quindi la peggior quarta non passa. La peggior quarta ce l'ha il girone B. Il girone A e il girone C forniranno 4 squadre e il girone B altre 2. E non c'è nessun regolamento che vieti i derby, no? Come per esempio adesso giovedì c'è il sorteggio, o mercoledì, dell'Europa League. In questi giorni le 5 italiane, almeno nei 16esimi, non si possono incontrare. Qui nessuno vieterà a Pisa e Teramo di incontrarsi, perché la situazione è quella, nel senso che la peggior terza deve giocare con la peggior seconda. Insomma, sono Pavia, Foggia, Juve Stabia, Bassano, Pisa, Teramo e Benevento, Alessandria. In questo momento sarebbero le partite di quarti finale, con partita unica in casa della migliore posizionata. In casa del Pavia al momento. Dovremmo cercare di andare a vincere a Pavia, come facemmo ai tempi di Stringati. È vero. E poi semifinali e finali. Non so se è pronto già poi il percorso, oppure ci sarà un, insomma, credo che il percorso verrà fisso, il percorso è fisso, perché poi il tabellone sarà fisso, e quindi non sappiamo chi ci capiterà, perché credo che potrebbe capitarci la vincente di Pisatera, potrebbe, ma ripeto, adesso sono solo voli pindarici. Anche perché tu hai fatto riferimento poco fa a un 6, a 6 punti, e detto i playoff sono terno all'8, e il sogno manca. Stai pensando a qualcosa di più dei playoff? Perché io, secondo me, tu ci stai credendo in questo momento. Overmo anche per cammino, però diciamo che mi preoccupano più i 4 che i 6. I 4 punti che abbiamo già sulla Juve Stabia. Quelli mi preoccupano molto di più dei 6. Ieri è stata fortunata la Juve Stabia, poi ha vinto con merito, nessuno nega questo. È stata fortunata perché ha affrontato un Foggia senza Gigliotti e Potenza, e dopo un quarto d'ora anche senza Narciso, sarebbe stata un'altra storia. Però ti poteva pure capitare che Sarno non ti segnava con Lecce, diciamo. Ecco, il Foggia io stavolta lo giustifico, quella prestazione, perché con le gambe ha giocato a Reggio Calabria, la maglia l'ha sudata a Reggio Calabria, cominciamo a chiarire queste cose, nessuno ti accusa di niente, però mentalmente a un certo punto non c'erano più. Ed è normale, perché con Lecce mentalmente abbiamo consumato più energie mentali che energie fisiche, perché con Lecce si è impegnato molto di più chi non possedeva il pallone in quel momento. Le cose fatte senza palla con Lecce ci hanno fatto vincere la partita,
perché il Lecce voleva vincere a Foggia, ma ha stravinto a Salerno e a Benevento, e invece a Stento stava pareggiando. Quello Stento, per carità, non voglio mandare un messaggio, dice Foggia l'ha chiuso, no. Il Lecce ha fatto la sua partita con lo Stento, perché ha tirato fuori una squadra che vuole arrivare prima, non può tirare fuori dallo specchio della porta ogni volta che gli si presenta l'occasione. E il Foggia è stato bravo a rimanere unito, compatto e corto soprattutto. Per fare questo, chi non ha il pallone spende parecchio sulla attenzione, e quindi questa spesa poi la puoi pagare. Era il timore che avevo io alla vigilia di Reggio Calabria. Nel primo tempo questo non si è verificato, nel secondo tempo un pochino sì. Ora spero che De Zerbi faccia presente ai ragazzi che devono ritrovare la giusta concentrazione, perché c'è anche il rischio vertigini, ma non per la squadra, perché se prende le vertigini proprio lui, che è la prima volta che allena, che sta motivando e che sta lavorando in maniera perfetta, se lui si sente arrivato al quarto posto, cade tutto. Se lui invece, come sono sicuro perché lo conosco, so il carattere della persona, e come me non si accontenta mai, come me vuole vincere sempre e comunque, sicuramente catechizzerà bene i suoi giocatori, e sicuramente il Foggia non deve pensare a che tipo di avversario ha di fronte. Deve pensare che affronta una squadra con 19 punti, l'affronta in casa sua, la deve battere, perché non è l'ultima di andata ma è l'ultima dell'anno solare, e deve fare questo regalo ai tifosi, perché chi va alle 2 di notte al freddo a festeggiare, insomma, il regalino di Natale se lo merita pure, direi. E quindi per i tifosi soprattutto, che ci tengono tanto, quegli altri ci tengono ancora di più dei nostri, perché la vera rivalità sta solo da una riva del fiume Ofanto. Per noi è una partita quasi come le altre, però a sentirci insultare, a sentirci dire, poi la pazienza ci scappa, e allora dobbiamo cercare assolutamente di far nostra Barletta, perché tra un po' ti faccio un'osservazione sulle migliori difese e parleremo ancora del derby. Però vado da Ruggero, perché sono cadute quasi tutte le grandi. Sì. O sbaglio? Quali sono stati i risultati, la classifica, le curiosità di questo turno? Sì, guarda, cioè, intanto Messina-Benevento 1-1, quindi subito il Benevento non è riuscito a vincere, vinceva 1-0, è stato raggiunto dal Messina. Da Bielanovic, il fratello di De Zerbi, come lo ha definito il nostro allenatore dopo Messina-Foggia. Vediamo, poi la Salernitana ha perso non il Barletta, come ha ricordato Peppino, clamorosa la sconfitta in casa del Lecce per il Martina, che non sa più vincere. Seconda sconfitta, quindi consecutiva per il Lecce, e l'altro risultato che ci interessava è la vittoria della Juve Stabia 2-0 non il Melfi. Poi c'è anche il Catanzaro ha perso a Pagani. Il Catanzaro perde a Pagani, la Casertana invece ha vinto 3-0 non la Vigor Lamezia, e quindi diciamo è in scia al gruppo di testa. La classifica. Diceva Vigilante, diceva che Sander sta andando. Probabilmente sì. Ma vediamo, è importante che la classifica adesso inizi anche un po' a sgranarsi, a spaccarsi, creare una frattura e delimitare il gruppo delle squadre che possono lottare per i playoff e restringerlo. Sì. Ruggero, cosa sta succedendo? Abbiamo la Salernitana, quindi, che è ferma a 37, non la Juve Stabia, che supera il Benevento e passa al secondo posto. Juve Stabia 35, Benevento 34, Foggia e Lecce 31, il Foggia per gli scontri diretti è nei playoff in questo ovviamente. Momento. E subito dopo la Casertana a 30, poi c'è il primo gradino di 3 punti che separa il gruppo delle prime 6 dal Matera, esatto. E anche dalla Paranese a 25, che sta facendo un bel campionato la Paranese, ed sarà poi la seconda prossima avversaria del Foggia all'Epifania. E visto che ci siamo, vediamo anche il prossimo turno molto rapidamente e diciamo le partite che ci aspettano delle squadre più forti. Benevento giocherà in casa con il Cosenza, Ischia Lecce, e qui è da vedere il Lecce se riuscirà a rialzarsi dopo la si alza e ci avanza. Salernitana Messina e Vigor Lamezia Juve Stabia. Io per deformazione, diciamo da tifoso, voglio vedere solo le partite delle prime 5, diciamo. La Casertana. Sì, ma noi vediamo le prime. Proprio se vuoi a Casertana. Non abbiamo nominato la Casertana perché è a stravinto col Vigor Lamezia, perché sta sotto. Potremmo dire che anche il Matera ha perso 2 punti, però credo che il Foggia deve è costretto a vincere. È vero che vincere aiuta a vincere,
però il Foggia è costretto a vincere e basta, perché vincendo non deve neanche chiedere cosa ha fatto la Casertana, vincendo deve chiedere cosa hanno fatto le altre. E il Lecce a Ischia, francamente, cioè è più facile che il Lecce vinca a Ischia che non il Foggia col Barletta, perché il Barletta per il derby verrà carico di adrenalina, ma speriamo che questo poi sia il motivo della scuola. Mi ricordo sempre quando noi vincemmo a Brindisi con Marino, a Brindisi avevano mandato gli stessi manifestini che sono apparsi già a Barletta, stavano a Brindisi dalla sera prima, erano sicuri, montati, e avevano una squadra che era, mi pare, un punto sopra di noi. Poi noi andammo a vincere là, la vincemmo perché loro giocavano la partita della vita invece di giocare una partita normale. De Zerbi c'era, segnò anche sul rigore, anzi si fece male al ginocchio perché andò a impigliarsi nella retina, andò a esultare, arrampicarsi sulla retina per esultare con i tifosi. Quindi meglio di De Zerbi non la può raccontare nessuno questa gara, e questa gara deve essere portata ad esempio proprio per in preparazione a questa partitaccia tra virgolette. Ma ripeto, a Ischia se Lecce pareggia vuol dire che si chiama fuori, poi lasciata che il Foggia è quarto, cioè parliamo soltanto del Lecce, ignoriamo il Foggia. Se il Lecce non vince a Ischia, dove si avvia più il Foggia? Faccio un pensiero, faccio una riflessione. Di solito le squadre che giocano un bel calcio, comunque praticano un calcio offensivo, sono famose per prendere tantissimi gol. Un esempio su tutti è quello di Zema. Però De Zerbi, questo Foggia pratica Foggia un bel calcio, gioca, e sì, ha preso 13 gol. Perché il Foggia non pratica un calcio offensivo, il Foggia pratica un calcio organizzato, che non significa offensivo. Perché se adesso ce lo fanno fare un po' meno perché ci hanno capito, e quindi e noi una volta che vediamo che loro ci hanno capito cambiamo gioco con il lancio lungo. Però finché fai questo tic e toc davanti alla difesa, l'orologio cammina, la squadra avversaria non ha palla e non può segnarti, e quindi ne prendi 13 fino a due giornate alla fine del girone d'andata, però nello stesso tempo il pallone nell'area di rigore avversaria non arriva, perché la palla viene toccata davanti. Cioè, se si potesse fare come fanno tante altre squadre vicino al computer, lo sviluppo delle azioni, oppure quando si vuol seguire la prestazione di giocatore in quale zone del campo c'è stata, se noi anziché il giocatore sul computer andiamo a vedere la posizione della palla, noi vedremo che la parte davanti all'area di rigore del Foggia sarebbe un colore più marcato rispetto alla parte dell'attacco. Quindi non è che noi pratichiamo un gioco d'attacco, noi pratichiamo un gioco proficuo, perché spesso il Foggia le ha vinte nel secondo tempo le partite quando l'avversario è arrivato stremato perché non ce la faceva a pressare il Foggia. Allora due sono le scelte per l'avversario: o va su ogni pallone a pressare, dice vabbè togliamo la palla diciamo a quinto per dire il titolare o uno degli difensori, e poi abbiamo l'autostrada verso il portiere, oppure andiamo a pressare sul portiere quando riceve il passaggio indietro. Sì, lo puoi fare uno, due, ma dopo cinque volte se ti è andata male poi stai con la lingua di fuori, non lo puoi fare sempre, non lo puoi fare sempre. È davanti che il Foggia deve migliorare, diciamo, nel creare più occasioni da rete, perché poi le occasioni che crea per fortuna le sfrutta. Per fortuna adesso, però dovrebbe crearne un po' di più, perché non sempre si possono poi sfruttare, non hai sempre il 100% di realizzazione, cioè fai un tiro, fai un gol. La partita con Lecce è una cosa, ma le altre partite sono diverse. Comunque in questo derby va segnalato che anche il Barletta è una delle migliori difese del campionato con solo 14 gol subiti, quindi sarà una partita abbastanza complessa anche da questo punto di vista. Un Barletta, sì, che ha ripreso a giocare. Sì, però attenzione, il Foggia di questi 13 gol, giusto per dirne qualcuno, quello di Caserta e i due presi con Martina sono innocui alla classifica. Sì. Sono gli altri 10 che hanno nociuto. Allora è vero che il Barletta ha questa situazione di 14 reti subite, però credo che ha perso qualche partita più del Foggia, che ne ha perso soltanto una, quindi se l'ha persa è perché ha preso gol. Dipende come ha preso appunto questi gol e in quale circostanza.
E poi, francamente, me, io 1-0 voglio vincere. Vanno a 15 gol subito. Uno di più, uno di meno, ma che vuole zero. Ma comunque, Potenza, da quando in quella famosa conferenza stampa disse io vorrei stare sul 2-0, tutte le tre partite le abbiamo fatto con Benevento, con il Lecce e sabato contro la Regina, siamo andati sul 2-0. Allora, appello a Potenza, vieni in conferenza stampa e di voglio stare sul 3-0. Sì, così perché per maggiore tranquillità, perché sull'1-0 poi noi stiamo con l'ansia subito al secondo per andare a fare te. Può sembrare brutto. No, allora, vediamo anche un po' di giornali, leggere le notizie curiose di oggi. Sì, la Gazzetta dello Sport, J&J, nuovo Milan Paradiso. Ci ho messo un po' a capire, ma è perché Jeremy Menez e Jack Bonaventura. Andiamo a cercare le iniziali dei soprannomi dei giocatori. Vabbè. E il rompipallone è molto divertente. Milano, rimosso manifesto di Belen che distraeva gli automobilisti. È stato sostituito con uno di Temes. Li distrae in senso negativo. Sì. C'è qualcuno che applaude qui dietro, ma lasciamo stare. Qualcuno a cui piace Temes, evidentemente. Evidentemente. Invece la pagina locale abbiamo un'intervista con Dall'Orto. Dall'Orto sogna nuove prodezze, Foggia nei playoff e non si ferma più. Che emozione l'accoglienza dei tifosi a luna di notte, adesso battiamo il Barletta per il regalo di Natale, quello che, vabbè, che chiedeva anche Peppino, speriamo bene. Una notizia curiosa, interessante, su Roma City, perché in settimana la Roma è stata eliminata dal Manchester City in Champions League. Sì, è vero. Quando ci fu Manchester City-Roma all'andata, il profilo Twitter ufficiale del City aveva twittato su, diciamo, aveva dato il benvenuto alla Roma ricordando che Totti non aveva mai segnato in Inghilterra e Totti segnò. Esatto. Chi gestisce il profilo della Roma non si è riuscito ad accontentare della fortuna, diciamo, all'andata, e cosa ha fatto? Ha accolto il Manchester City twittando benvenuto il Manchester City che non ha mai vinto in Italia. Il Manchester City ha vinto per la prima volta in Italia a Roma, eliminando la Roma. La scaramanzia, non sanno dove di casa, diciamo, a Roma. Si stessero attenti. Manchester City che poi si è allenato a Formello il giorno dopo, accolto trionfalmente dai tifosi della Lazio, perché è rimasto in Italia un giorno di più. Certo, insomma. E poi ho i compleanni del giorno, perché oggi è intanto il 19° anniversario della sentenza Bosman, che ha cambiato la storia, diciamo, del calcio europeo, come minimo, che ha sancito, diciamo, la libertà per i giocatori a fine contratto comunitari di potersi trasferire in qualunque squadra volessero, nonché ha di fatto eliminato il vincolo sugli stranieri comunitari nei vari campionati dell'Unione Europea. E poi il compleanno di Fausto Inselvini, 1951, lo ricorda Peppino, ex scudettato con la Lazio, 63 anni oggi. Mediano, mezzano, lo ricordo anche con la Lazio, perché quel giorno, quando noi perdemmo 1-0 con la Lazio a Foggia, a posizione di Chinaglia, dopo che non era stato concesso un rigore perché Polente aveva abbracciato Silvano Villa, quel giorno Rognoni non prese un pallone perché con il numero 8 in assenza di Rececconi, Maestrelli schierò in Servini e lo mise su Rognoni. Rognoni non prese un pallone contro Inselvini. Rognoni era un grande giocatore. Poi Inselvini è venuto a Foggia e ha dato il suo contributo a una promozione in Aia. Permettimi di salutare il presidente, facciamo sedere un attimo, giusto una battuta. C'è una poltrona. Non abbiamo fatto venire Vigilante apposta. A proposito, voglio salutare Giovanni Vigilante, che ha un problema familiare. Gli auguro, insomma, il meglio, speriamo di poterlo risolvere al più presto. Giusto una battuta col presidente. È la quarta poltrona, presidente, perciò è la quarta poltrona, capisce a me? Capisce a me. E qui si è seduto sulla quarta poltrona il presidente onorario del Foggia. Speriamo che non ci spostiamo più. No, Gianni è d'accordo. Perché si può, vogliamo spostare verso l'alto. Per esempio c'è la terza poltrona, c'è la seconda poltrona, c'è la prima poltrona. C'è la prima poltrona, ma lei dobbiamo puntare. Vabbè. Comunque, contentissimo, io ho detto all'altra trasmissione, ho fatto che andavamo a vincere, insomma, prendi su il tappino. Quindi sono felicissimo, Fabio. Beh, bisogna rinnovare il contratto a De Zerbi qui. Sì, stiamo vedendo anche con i giocatori, non solo a De Zerbi, perché lui vuole prima i giocatori e poi vuole lui. Lui ce la fa, ci dà la carta bianca, quindi non ci sono problemi di questo genere. Questo per noi, quando vuole, anzi, per dire, già l'ha invitato prima di Natale a firmare il contratto. Ma la vista alla Salernitana dov'è, presidente?
Ho visto. A quanti punti di distacco c'è? Voi volete che la prendiamo? Vabbè, facciamo la sorte. È una curiosità, se l'aveva visto prima, ne abbiamo parlato. Sì, siamo a Segunda Sanitana, chiedo scusa solo a chi ci ascolta, che ripeto per certo, presidente. Non c'è il presidente. Io mi preoccupano più i 4 punti dalla Juve Stabia, che non i 6 punti della Sanità, quella è più difficile da prendere. Ma io ho visto la Juve Stabia, quindi la partita che abbiamo fatto, secondo noi siamo più forti di loro, quindi non c'ho problemi, io dico che la prendiamo. Qualche partita più avanti la andiamo a prendere anche a USAB, quindi per me, secondo me, non voglio dire che piano andiamo piano. Diretto, ma piano piano. Bisogna divertirsi, piano piano. Bisogna divertirsi. Faccio una domanda al Presidente, non chiedo nulla per domenica, per sabato prossimo, perché comunque ne abbiamo parlato, se ne parlerà. Però poi dopo c'è la sosta normalissima per Natale e poi dopo il panettone, molte squadre. Chi andava bene prima va male dopo, alcune invece vanno meglio ancora, quindi che gennaio sarà sul campo e in società, dove c'è da fare eventualmente mercato, in uscita, in entrata, poi vi vedrete. Il mese di gennaio, come se lo aspetta? Per un attimo saltiamo l'ultima domenica di avvento. Siamo già all'epifania. Dall'epifania in poi è tutto gennaio, che cosa posso? Perché può essere un mese molto decisivo. Perché anche altre squadre potrebbero cambiare pelle, in peggio o in meglio. Diciamo che noi il mese di gennaio già recuperiamo 2 giocatori importanti per il Poggio, quindi è come forse abbiamo fatto ricordiamo, già... Ricordiamo, sono Gerber e Quinto. Gerber e Quinto, sì. Quindi già abbiamo fatto 2 acquisti importanti. Poi se De Zerbi gli serve qualche altro giocatore, noi ci metteremo a disposizione, quindi... la società non si farà indietro, perché stiamo vedendo che stiamo facendo un grande campionato, quindi possiamo anche sforzarci un po' di più. La società, chi rimarrà, ma non so della società chi rimane, quindi non mi voglio sbilanciare, perché... Ci sono ancora gli aventiniani, quindi sì, ci sono ancora, quindi il terzo aventino aspettiamo della storia. Aspettiamo il 16, che sarebbe domani, no? Sì, domani è 16. Domani. Con il pagamento. Avete già pagato però, o pagate domani? No, non voglio sapere i fatti vostri, voglio regolare i miei, perché io quel meno uno, Presidente, ci pesa parecchio. Quindi, come sempre dico io, cioè io mi gestisco i miei figli, c'è cioè il mio gruppo, sì, e noi abbiamo fatto già il bonifico da qualche giorno, già da qualche giorno. Ma se non arrivano tutti... Ma io non posso andare dagli altri gruppi, cioè è come vado certo. In un'altra famiglia a dire... Quindi, no, la notizia è questa, che oggi è 15... Ha confermato che i pagamenti ci saranno martedì, quindi domani. Quindi oggi, che è 15, è lunedì, non è stato ancora fatto. Anche perché la scadenza è una riunione in Lega, in questo la scadenza, sì, perché là in Lega stanno facendo la fronte a Macalli, a Antony Club, sono bilati da Ghirelli e da Gravina. Domani però devono farlo per forza, il Foggia e chiaramente tutte le altre. Perché poi tutte le altre, a parte la Regina, gridi di allarme non se ne sentono altrove, quindi non è che dice vabbè non paghiamo noi, non pagano gli altri, meno uno a tutti, no no, e questo meno uno ci pesa parecchio adesso. Vabbè, se a tutti quanti non è quello, però se fanno un po' sì, un po' no, allora è meglio starci con i piedi per terra, quindi... anche perché la Lega Pro doveva mandare un po' di soldi, un po' sì. Di soldini un po' a tutti quanti e non l'ha fatto fino adesso, quindi noi non è che siamo in difficoltà, però ci fanno sempre, sempre comodi per affrontare altre situazioni, come prendere qualche altro giocatore. Esatto. L'ultima battuta poi chiudiamo sullo stadio Zaccheria, perché è un peccato adesso che sta tutto questo entusiasmo in città, poter disporre solo di 5.000 posti, non si può fare proprio più niente fino alla prossimo bando per l'assegnazione dei lavori in gradinata. Ma secondo me se vogliono il sindaco e l'assessore dei lavori pubblici, ringraziandoli subito, possono fare in questi tempi, in questi giorni di festa. In un mese si fa il lavoro alla terminale, non è che non si può fare. Ecco, diamo dei tempi. Il bando quanto tempo richiede, la burocrazia? Ma secondo me lì non ci vuole un bando, si può fare una gara a 5, veloce, di urgenza, e quindi
in 3-4 giorni, una settimana, diciamo. Questa è la burocrazia, una settimana. Invece i lavori? Lavori quanto... massimo un mese. Massimo un mese, massimo quindi un si mese. Parlerebbe della gara contro il Benevento, potrebbe già essere... Io dico di sì, però si devono muovere da già da adesso a invitare le ditte a fare la gara, quindi come hanno fatto per i lavori stradali faranno anche questo per... Ma sono tanti lavori da fare in gradinata? No, ci sono da mettere 10 tornelli e di allargare due scale sopra e fare una rete antincendio, cioè non è che c'è chissà che, cioè lavori di un mese si fanno. E dopo di questo lo stadio è 18.000 posti? Forse pure qualche posto in più. Insomma, siamo lì a un passo. La giornata Profoggia, 18.000 la giornata Profoggia la organizzerete con Benevento oppure alla fine deciderete di non farla? Noi stiamo aspettando proprio che se si allarga, cioè se fanno questi lavori allo stadio, quindi avremo più posti e potremo fare la Profoggia proprio per far venire più gente. Io parlo in favore degli abbonati, non lo fate più questo scherzo, prendetevi 20-30 euro in più d'estate dagli abbonati e vendete tutte le partite, perché l'abbonato poi deve fare la fila, deve... è scomodo questo, non è una cosa bella fare la giornata Profoggia. Dovete aumentare il rateo di una gara sull'abbonamento, perché chi si fa l'abbonamento per stare tranquillo, per non andare a fare la fila, perché magari risiede fuori Foggia e quindi viene il momento, vede le due ore la partita e se ne torna e fa chilometri. Rendetevi conto di questo. Ma diciamo che E poi per i da prima. Diciamo che gli abbonamenti la maggior parte sono tutti di Foggia. Cioè chi scende deve fare sempre il biglietto, quindi non hanno. Forse tuo fratello però lo fa, che è a Forlì. Salutiamo Donatello, eh. Ciao Donatello. Donatello ha fatto l'abbonamento. Sì. E ne ha viste 3 o 4, perché sta a Forlì. Però il discorso è che qui a Foggia non c'è lavoro. Cioè come fai a priori a aumentare gli abbonamenti? Oppure i biglietti, perché qui il lavoro è scarso e quando vengono i ragazzi che non possono, ci diamo anche noi una mano a farci pagare un po' di meno a quelli che non possono affrontare tutto il biglietto e ci facciamo fare uno sconticino. Già lo facciamo come Foggia Calcio, quindi la società si mette a disposizione di questa gente che non lavora. È da ma difatti non abbiamo detto che è illegale, abbiamo detto che è scomodo. È scomodo però mettiamo a disposizione dei ragazzi che non possono entrare, non possono fare il biglietto e quindi ci diamo un bel sconto per far venire anche loro, perché giustamente non si lavora, i ragazzi come fanno a venire? Allora noi la domenica vediamo chi sono e questi qua che non possono pagare tutta la somma, ci facciamo fare lo sconto, diciamo. E questa è una cosa che noi facciamo quasi tutte le domeniche. E va bene, ringrazio il presidente Franco Locampo, come sempre gentilissimo e disponibile. Un grosso in bocca al lupo alla società, perché c'è la scadenza adesso di domani del 16. Deve mettere ancora a posto qualcosina, sta finendo di definire tipo la posizione del DG e altre cariche, che credo che nelle vacanze estive, insomma, dovrebbe uscire qualcosa di nuovo, qualche novità. Ma quindi... penso che prima di Natale faremo il nuovo direttore generale. Faremo un nuovo CDA, quindi uscirà il nuovo direttore generale, anche perché la Lega ce l'ha chiesto, entro 10 giorni lo dobbiamo fare, e quindi bisogna per forza rispondere, ottemperare quello che vuole la Lega. Ringrazio il presidente Franco Locampo, in chiusura il pizzino e poi salutiamo, vai. Benissimo, la futsal, casa massima futsal Puente Foggia 0-17. Sì, all'ultimo minuto se non sbaglio. Sì, vittoria sul filo, Manfredonia calcio 5, Modugno 6-1, Under 21 Manfredonia, Casal Savoia 5-3. Esatto. Giovanili, Berretti, Foggia Palanese 2-2, allievi regionali Foggia Accademia Calcio Lucera 5-1, giovanissimi nazionali Matera Foggia 2-2, allievi della Pro Foggia Roma 0-1, allievi provinciali Sportmania Foggia ore 15 oggi. Gioca oggi. Arti marziali, 2 medaglie d'oro e 1 di bronzo per la palestra Do di Pestici per la prima tappa del campionato italiano ad Andria. Serie D, perdono le due foggiane, Sansevero 1-0 a Taranto e Manfredonia 1-0 a Potenza. Basket, Diamond Angiulli Bari 80-56. Fasano Castellano Cerignola 76-92, Magaride Allianz Sansevero 45-102, anche questa proprio sul fil di sirena. Sì.
Brindisi Vieste 62-56, Altamura Olimpia Cerignola 58-92, Manfredonia Lecce 82-64. Leda Pro, Messina risoluzione con il DS Ferrigno, Lecce fiducia all'Erda nonostante la contestazione del pubblico, Macalli potrebbe essere sfiduciato nella riunione di oggi. Abbiamo poi anche il rugby con il Cus Foggia che ha perso purtroppo contro le Tidri Bari 19-53, era importante, era, sì, valeva per l'accesso alla pool promozione, non ce l'ha fatta, però comunque una grande stagione per, complimenti, per la complimenti squadra di rugby. Si potranno rifare l'anno prossimo. Sai che mi sono ricordato, esiste una documentazione fotografica fatta l'anno scorso, però dopo l'ultima gara, prima di Natale, quindi, in cui eravamo io, il presidente e Zagor, Pierino Pompensiero, che salutiamo, con dei bicchieri di spumante in mano, eravamo in tre, e io dissi, ogni bicchiere sono 10 punti, Foggia ha 30 punti, allora. Ma già mi ha fatto 30, facciamo 31 e speriamo di arrivare ancora più in alto, ma con una serie di differenze. Cioè, io l'anno scorso, a Natale, quando ho presentato il presidente, dissi, speriamo l'anno 21 almeno 20 punti, ne abbiamo già 31. Vede? Questo significa poi che la società, tutto sommato, sa lavorare. Perché dalla serie D, di come Domodossola, adesso ci troviamo che la quarta poltrona si è seduta. Ci ha onorato della sua presenza il presidente onorario per te. Speriamo di dargli una poltrona un po' più comoda. Speriamo di scalare un'altra poltrona, la prossima volta che mi invitate. Lei è sempre invitato. Una poltrona più avanti. Lei è sempre invitato. Piuttosto mi alzo io, ma il presidente, dalla ci quarta, dalla quarta sedia portatemi alla terza, quindi sarei ancora più contento. Beh, io deciderei volentieri la mia. Comunque il Foggia è una grande squadra. Voglio ringraziare anche De Zerbi che sta facendo un lavoro importantissimo per il Foggia. Speriamo di andare avanti così, anche se ci sono delle squadre più forti del Foggia, diciamo la verità, però noi non pensiamo a nessuno, noi andiamo, ci sono squadre più forti, però il Foggia è più bravo, più forte, è più bravo, è più bravo e più forte, come dice Peppino. Va bene, puntata finita, saluto anche Dario che l'altra ciao Dario che l'altra volta ci ha fatto 800 e passa visualizzazioni, solo lui, grazie. È stato... Sì, è stato con 800 profili diversi. Ringraziamo invece chi ha cliccato con 800 profili diversi, come diceva giustamente Ruggero. Ciao, alla prossima puntata che sarà sorpresa, ve lo facciamo sapere più tardi perché potrebbe esserci qualche novità. Seguiteci. Aspetta un attimo, stai seduto.